Nuovamente ospiti del padiglione 14 di Collegno in Save Voices Lab e Intermetal Show presentano i Vision Divide. Ciao! Entusiasmo negli anni. No, no. Che succede? A molti succede. A volte succede, succede più spesso di quello che si crede. Io sono di quelli che è convinto che quando succede sia il caso di cambiare e fare spazio a chi ha entusiasmo. Perché aiuta tutta la formazione a non perdere quell'entusiasmo, esatto, che poi è la base di quello che facciamo. L'album uscirà quindi a settembre. Sì, più o meno sì. Possiamo avere qualche anticipazione? No, ma per me è semplice. Peccato, peccato, peccato. È semplice, non è una battuta. Non è fatta neanche a me l'anticipazione. Esatto. Il motivo è che chi ci conosce sa che noi non facciamo quasi mai lo stesso disco esattamente uguale identico. Cioè la nostra storia è la storia di una band e ogni album cambia un po' leggermente il suono, un po' cercando di mantenere, insomma, le cose che dicono un po' sempre i gruppi, ma credo che nel nostro caso dal primo all'ultimo disco ci sia, come è giusto che sia, negli anni un cambiamento di sound. È anche vero che dopo tanti anni non è che improvvisamente impazziremo e ci daremo all'industrial o a cose del genere, quindi credo che daremo molto spazio alle melodie. Da un altro punto di vista, proprio anche visti i cambiamenti, credo che sarà invece importante per noi mantenere un tipo di sound molto distintivo della band, lasciando che i nuovi, quindi nel caso Ivan e soprattutto Mike alla batteria, semplicemente ci mettano in loro, che dovrebbe già bastare a portare una parte di novità all'interno della nostra proposta. La mia domanda è, forti della vostra esperienza sui palchi italiani e esteri, potete farci una piccola riflessioncina su quello che per voi è la scena metal italiana oggi? Con molta diplomazia. Portami via. No! Allora, poi loro magari ti diranno la loro. Io sarò brevissimo, io sono 20 anni e sostengo che la scena italiana sia assolutamente... Anzi, una volta dicevo a pari livello, ultimamente credo che sia superiore a molte altre scene internazionali che magari godono di più visibilità, di più
di più spazio, di godono di forse anche è una situazione un po' acquisita chiaramente, cioè paesi come la Germania, come i paesi scandinavi che da 20 anni, 30 anni fanno musica di alto livello, oggi un po' per inerzia continuano ad essere considerati di alto livello e non dico che non lo siano. Credo però che sia innegabile che oggi ci siano, ci sono da tanti anni, ma oggi credo che molte band italiane abbiano raggiunto un livello che in molti casi mi è capitato di vedere è addirittura superiore. E quindi credo che sia un motivo di orgoglio per tutti e se qualcuno avesse qualche dubbio mentre mi sentite queste cose, credo che l'invito iniziato ad andare a vedere queste band, non mi serve fare i nomi, ne farei fin troppi, sono i nomi che comunque si possono immaginare, molti nomi sono oggi per assurdo sono più sulla bocca di tanti giornalisti, persone all'estero che non in Italia, e questo è l'unico appunto che potrei fare, ma ripeto, per quanto mi riguarda la scena italiana oggi è al pari se non addirittura superiore a tante realtà. Altra piccola curiosità mia, come vedete la risposta del pubblico ai vostri concerti? Paragonando le scene o comunque quello che vedete voi dal lato del palco? Dalla mia esperienza in questi anni, adesso ho poca divine, questo è in quarta serata la risposta è stata positiva, però io mi faccio l'esperienza di più o meno 20 anni di concerti in giro che Europa, Stati Uniti. Diciamo che il pubblico all'estero è un po' più generoso, il pubblico italiano. Il pubblico italiano è un po' più attento, pignolo, partecipa al concerto in maniera. Secondo me si diverte un po' meno. Mediamente il pubblico italiano si diverte un po' meno i concerti perché è più attento all'aspetto proprio musicale, tecnico della band che va a sentire, mentre all'estero molto spesso già solo per il fatto che sei sul palco per il pubblico meriti l'applauso. E quindi, c'è un calore di sì. Purtroppo ho trovato un pubblico caloroso sicuramente all'estero. Ma non è proprio una questione di estremofilia, nel senso che tu vai a suonare da italiano negli Stati Uniti o in Giappone, allora in quanto straniero loro sono molto appassionati anche per le band locali, le loro band, supportano con più entusiasmo, senza aspettarsi cose mirabolanti, cioè solo il fatto che su parte suoni meriti l'applauso, se poi suoni bene hai un supporto incredibile che poi se davvero hai un valore tecnico quello che fai ti porterà a emergere per forza, non puoi, invece in Italia è più difficile emergere perché il pubblico è davvero più pignolo, non ti porta su con quell'entusiasmo, non sei... e questo è il problema secondo me della scena italiana, nell'esplodere, perché esplodere qua è qua c'è molta competizione, come dicevo prima, le band, ci sono tantissime band anche poco o per nulla conosciute, che poi a livello pratico sono molto molto brave. E quindi credo che, come Ivan ti stava dicendo, lui la vive da una parte, ha vissuto una buona parte underground, la vive dal punto di vista di uno che ha dovuto sempre spingere. La verità è che, ripeto, ci sono delle band a volte di apertura che suonano 4 pezzi, e sono di livello assolutamente internazionale da un punto di vista musicale esecutivo. Poi ovviamente dovremmo fare un altro discorso allora sulla composizione, sulla qualità dei brani da un punto di vista di appeal, ma questo non è il caso di scrivere. Io niente, volevo dire un po' legati bene, ma non è vero, apposta così. Buonasera cari fanciulli, balde fanciulli, allora la voce che fanciulli, balde fanciulli, allora la voce fuori campo come realtà ben definita vorrebbe, grazie dei fanciulli, siamo tutti dei fanciulli in fascia, nel fiore degli anni, esatto, che sono quelli che tengono duro ai concerti, che i giovani
dove stanno questi giovani? A casa. A parte i bimbettini qui dietro. E no, allora, stringendo, la voce fuori campo fa sempre una richiesta, sì, solitamente, giusto, signor Giannini? E quindi mi verrebbe da chiedere questa cosa. Allora, precedente cantante chi era? Fabio Lione. Tutti conosciamo Fabio Lione, giusto? Quindi, invece Ivan Giannini come nuovo acquisto di Vision Divine, è la quarta serata, giusto? Sì, sì. Quindi sarebbe bello che il pubblico conoscesse un po' la voce, la nuova voce di Vision Divine. Quindi la voce fuori campo chiede un pezzo a cappella. Prego. Chi è? Prego. Chi è? Una strofettina. Quella che ti faccio. Quella che ti pare. No, quella che ti faccio. Quello che vuoi sentire la gente. Scegli tu. Oh, Madonna. Quello dove canto meno di merda. Aspetta, Welcome to a new town. A new era begins today. Now a new future. Un pochino di voi, per averci dedicato un pochino di voi. Buon concerto. Grazie, ci vediamo. Grazie.